potrei tenerla, ma il carceriere chiude un occhio. Siamo dello stesso paese, Casoria. E pregare qui dentro è utile. E poi se non ti raccomandi alla Madonna, a chi ti devi raccomandare? Viceré è un tipo che non si fa grandi scrupoli. Certo, da quando sono arrivati gli spagnoli qui a Napoli è tutto così diverso. Ora, io non sono uno stinco di santo, lo so bene. Però nemmeno un assassino. Rubo è vero, ma rubo perché ho fame, perché tengo una moglie e 6 figli. Salvatore lo Iacono è un ladro, ma onesto. Però in tribunale non c'è stato niente da fare. Dicono che a un parente del viceré non si può proprio rubare, ma io che ne sapevo? Sti ricchi si assomigliano tutti, e poi per un po' di scudi d'oro quante storie. Solo che i furti a danno della famiglia reale sono puniti molto severamente, troppo severamente secondo me. Hanno deciso di impiccarmi. Vabbè, prima o poi si deve pure morire. Mia moglie è giovane, troverà un marito e un padre migliore di me. Ma adesso dovrò davvero raccomandarmi alla Madonna. E a San Gennaro. Io però sono pure sfortunato. Qualche settimana fa è morto l'uomo di bronzo. Sì, l'uomo di bronzo. Padre Francesco, Francesco Caracciolo. La gente lo chiamava così perché niente lo scalfiva. Un uomo tutto d'un pezzo. A un padre eterno ci basterebbe una dozzina come a lui. Risolverebbe ogni problema esistente qua giù. Padre Francesco era il nostro angelo custode. L'angelo dei condannati a morte. Con lui al tuo fianco, si dice qua giù, potevi andare a morire con l'animo in pace. E più il condannato era solo, povero, abbandonato, più padre Francesco gli stava vicino. Colpevole, innocente, non aveva importanza. E adesso a me quel conforto verrà a mancare. Qui dentro, tutti noi condannati di lui sappiamo tutto. Ci tramandiamo le sue gesta di condannato in condannato. Allora, padre Francesco, prima di diventare sacerdote, si chiamava Ascanio. Ascanio Caracciolo. La famiglia è una di quelle che conta. Proprietari terrieri con possedimenti in molte parti del regno di Napoli. Nacque a Villa Santa Maria il 13 ottobre 1563. Un ragazzo che aveva tutto, il quale però a 22 anni venne colpito da una grave malattia. C'è chi dice lebbra, chi vaiolo. Certo è che era in isolamento in un sottoscala della casa e ci rimase per un bel pezzo. Ma guarì. Con un po' di fortuna e con l'aiuto della Madonna. Certo che non c'è pericolo di mettere su pancia. E si preoccupano per me. E se poi mi sento male? Sono premurosi. Preferiscono impiccarmi loro piuttosto che farmi morire di indigestione. Ascanio guarì. E in quella guarigione lui lesse qualcosa di miracoloso. A tal punto che decise di cambiare vita. Era ricco, sarebbe diventato povero. Come fece San Francesco d'Assisi. Decise che da grande non avrebbe fatto il signore, ma il sacerdote. Venne a Napoli. A 24 anni venne ordinato.
si era messo in testa che avrebbe dedicato ogni attimo della sua esistenza a fare qualcosa per i tanti disgraziati di Napoli. Si unì ad un gruppo di nobili e di sacerdoti, tutti dediti ad opere di carità. La Compagnia dei Bianchi. Raccoglievano denaro, facevano offerte, seguivano i casi più disperati, vedove, orfani, ex carcerati. Avevano messo in piedi una mensa. Loro cucinavano e distribuivano i pasti. Qualche volta andavo anch'io. A me faceva un certo effetto essere servito da un nobile. E in fondo, mi dava pure una certa soddisfazione. Il buon Ascanio, con la Compagnia dei Bianchi, inizia quasi da subito a occuparsi dei condannati a morte rinchiusi nelle prigioni del Vigere. Era l'unico. Se lo scelse come compito personale. E chissà, forse aver vissuto per un po' in un sottoscala, solo come un appestato, mi ha messo in testa quest'idea dei carcerati e dei condannati a morte. Per quelli come me, che marciscono qua giù per un po' prima di essere appesi al patibolo, è una piccola consolazione. Ma nella mia condizione, pure le piccole cose sono importanti. Ed è a questo punto che il Padre Eterno ne combina una delle sue. Da Genova arriva un nobile, tale Giovanni Agostino Adorno, che vuole fondare un istituto religioso. Si incontra con un sacerdote, Fabrizio Caracciolo. I due volevano coinvolgere Ascanio Caracciolo, ma non il nostro, un altro, con lo stesso nome e cognome. Gli scrivono, ma la lettera arriva sì ad Ascanio Caracciolo, ma non a quello che pensavano loro, ma al nostro. I tre si incontrano e scoprono comunque di avere idee e progetti simili. Dare vita a un istituto religioso che si occupi di aiutare la povera gente. Se ne vanno su all'eremo benedettino di Camaldoli, sopra Napoli. Pregano e scrivono. Scrivono le regole di quello che sarà il nuovo istituto. Decidono una cosa importante. Oltre ai tre voti, povertà, castità e obbedienza, comuni a tutti gli ordini religiosi, ne aggiungono un quarto. Nessuno di coloro che avrebbe fatto parte della nuova congregazione avrebbe mai accettato cariche ecclesiastiche. Poveri servitori volevano diventare, poveri servitori dovevano restare. Si chiameranno Ordine dei Chierici Regolari Minori. E Ascanio, vista la sua particolare devozione per il Santo d'Assisi, prende il nome di Francesco. Scesi dall'eremo, i tre vivono di elemosina e non hanno nemmeno una casa. Soltanto un anno dopo vanno ad occupare una piccola stanza nella parrocchia della Misericordia. Con loro ci sono già i primi giovani che chiedono di unirsi ai tre fondatori. Ascanio diventa controvoglia responsabile della comunità. E lui dice che il comando non è cosa adatta a lui, ma si sbagliava. E come? Riesce ad ottenere la chiesa di Santa Maria Maggiore. Inoltre il buon Ascanio veste pure i panni del viaggiatore. Per ben tre volte si reca in Spagna. Per via della dominazione spagnola, laggiù i Caracciolo sono molto conosciuti. Ascanio vorrebbe aprire delle case, far conoscere l'istituto, ma incontra molte difficoltà. E soltanto 7-8 anni fa qualcosa ha cominciato a muoversi. Aveva iniziato a praticare in ogni comunità dei chierici regolari la preghiera circolare continua davanti al Santissimo, un'adorazione che dura 24